Eccoci qua, buongiorno, bentrovati. Nuovo appuntamento con Padre Pio, laici nel futuro. Ovviamente vi facciamo compagnia con i laici che hanno contrassegnato la nostra storia e un grazie particolare e bentrovato anche a te, Padre Luciano. Pace bene, buona giornata a tutti. Abbiamo cominciato ieri il tempo della Quaresima e lo dobbiamo vivere, come ci dice il Vangelo, con una profonda gioia, perché il Signore è in noi, soprattutto quegli spazi, quei silenzi che si creano attraverso le varie forme di penitenza, ci rendono più felici perché Dio si fa sentire dentro di noi. Poi se abbiamo fede siamo immortali, diceva qualcuno. Padre Luciano, il tema di oggi, ovviamente oltre a soffermarci su alcune figure della storia del laicato, il tema di oggi avrà come protagonisti anche diversi eventi, diversi personaggi che stanno bene anche nel periodo in cui stiamo vivendo, questo purtroppo triste, questa triste pagina della storia con questa guerra in atto, in Sì, corso. vorremmo scrollarcela di dosso questa pagina della guerra, ma non possiamo. Però ne parleremo al momento opportuno. Intanto oggi entriamo nella vita, avete visto già la scritta di questa Santa Caterina da Bologna, ce Sì, la presenti tu oggi. va bene, però prima perché l'ho dimenticato, ma la regia attenta l'aveva già mandato in sovrimpressione, voglio invitare tutti voi a scriverci se volete un messaggio, ponendo delle domande a Padre Luciano, pronto a rispondere. Siamo in diretta 328 544 2280. E veniamo al personaggio scelto oggi, Caterina da Bologna, poi ovviamente diventata santa, e si intreccia santità e cultura. Da un po' di puntate che stiamo soffermandoci proprio sulla cultura. Di lei si hanno pochissime notizie, insomma, poche notizie della sua infanzia in particolare. Sappiamo che è nata proprio a Bologna nel 1413 da una famiglia più che benestante, e i primi anni della sua vita li passa lì, poi si trasferisce a Ferrara, frequenta artisti, letterati del momento, diventa esperta nell'arte e nelle composizioni letterarie e poetiche, ma a 14 anni lascia la corte e quindi abbandona gli agi, le ricchezze e frequenta, si unisce ad un gruppo di giovani donne che facevano vita comune per consacrarsi a Dio. Lei stessa dice, perché ci sono diversi suoi scritti, illuminata dalla grazia divina, con retta coscienza e grande fervore, si impegna a conquistare le virtù che in altri vedeva per piacere di più a Dio, in cui aveva riposto il suo amore. Questo passo lo potete trovare nelle Sette armi spirituali. Noi abbiamo l'elenco delle sette armi, Padre Luciano, è consigliabile leggerle. E nella comunità in cui si viveva si abbatte però a un certo punto una prova dolorosa e lei è costretta a scegliere tra spiritualità agostiniana e spiritualità francescana. Sceglie quella francescana, quindi segue la regola di Santa Chiara d'Assisi. Dopo una visione di Dio, in cui le rivela di averle perdonato tutto dopo una confessione da un frate minore, la visione del giudizio finale, in cui dopo aver visto i dannati, decide di intensificare le preghiere e le contrizioni per la salvezza di tutti i peccatori. La sua storia è ovunque, se la cercate la potete trovare, però la particolarità, ecco, è questa. Questo cammino spirituale che fa e passa da una situazione all'altra nella sua vita. Sì, io ti ringrazio per questa scheda che è Breve. molto ben, bella, completa e ci dà la possibilità di entrare un po' in questo passaggio. Guardate che noi abbiamo parlato del laicato finora e quindi anche di come il laicato in qualche modo, proprio sotto l'azione dello Spirito Santo, muove la vita della Chiesa. Le volte scorse ci siamo fermati anche su grandi pedagogisti, su grandi umanisti, abbiamo parlato anche di Vittorino da Feltre. Adesso guardiamo questo passaggio importante. Il laicato che nell'umanesimo, cioè in un periodo in cui si riscopre l'importanza, la centralità dell'uomo, che poi esploderà anche in forme non sempre consone alla vita cristiana durante il Rinascimento, ecco, in questo momento il laicato
partecipa a questa tensione della cultura di rileggere la propria storia, di tornare alle fonti. E ci sono delle donne che tornano alle fonti del Vangelo, quindi riscoprono l'importanza di questa spiritualità. Anche la diatriba che nasce negli istituti religiosi, perché con il Concilio Lateranense IV, è importante dire, la gente, gli ordini religiosi ormai erano stati fissati, non si potevano più fondare altri ordini religiosi, per cui se nascevano delle riforme dovevano appoggiarsi su regole già esistenti. E quindi c'era la discussione, in questo caso, se appoggiarsi sulla regola agostiniana e francescana. Non sto a discutere, a spiegare le tante distinzioni, però, come hai detto tu, erano discussioni a volte forti che portavano delle lacerazioni nell'istituto. Cosa spinge Caterina da Bologna a scegliere Francesco? Proprio questo ritorno alle fonti. Francesco nel 400 rappresentava proprio questo desiderio, pensate, San Bernardino da Siena, no? Tornare alle fonti del Vangelo. E quindi Caterina rientra proprio in questo discorso importante. Ricordiamo che sarà canonizzata da Papa Clemente XI nel 1712 e il suo corpo incorrotto riposa nella cappella del monastero del Corpus Domini a Bologna. Io so che tu poi, tra l'altro, sei anche stato a Bologna ultimamente. Allora dirò che ho giocato un poco in casa perché Santa Caterina di Bologna è vicina alla nostra casa di famiglia che avevamo a Bologna, quindi conosco bene la chiesa di Santa Caterina, ho celebrato anche qualche volta la messa e veramente ed è stata una figura che mi ha colpito, anche perché, pensate, noi prendiamo una donna che con altri nobili della città fa una scelta di vita di penitenza, di vita austera, di ritorno alle origini, ma non perde il contatto con la città. Cioè, Caterina è presente nelle situazioni anche di disagio, a volte di litigi che c'erano tra le famiglie della città, dà delle sue risposte alla vita della città. Ecco perché i bolognesi sono ancora tuttora molto legati a Santa Caterina, proprio perché, pur essendo una donna di grande ascesi, ha fatto cultura spirituale, ha portato anche la cultura della pace nel suo territorio. Con spirito di sacrificio, di offerta, di silenzio, ha fatto anche i lavori più umili. Abbiamo il tempo, apriamo di nuovo quella parentesi, andate a leggere le sette armi spirituali, soprattutto in questo periodo che si parla di armi purtroppo. Noi siamo per la pace, ripudiamo la guerra come cristiani e andiamo avanti perché prima di concludere la nostra prima parte, so che ci sono arrivati già dei messaggi, Padre Luciano, vogliamo leggerli insieme? E Benissimo. tu ovviamente darai delle risposte. E Adriana che ci scrive: caro Padre Luciano, vi mando un saluto dal nostro gruppo di preghiera di Casape. Vi chiedo la preghiera per la nostra parrocchia e per un amico che deve avere un importante intervento. Grazie del tuo prezioso operato, molto importante per noi gruppi di preghiera. Ma tu lo sai dove sta Casape? Non No, lo sapevo no. neanch'io. In un convegno dei gruppi di preghiera mi hanno invitato, vieni a Casape. Io sinceramente non posso andare dovunque, però non mi piace nemmeno dire vado solo nelle grandi città. E allora ho detto va bene, vengo, ma non sapevo dov'era. È un paesetto, bisogna arrivare, prendere la Pescara Roma, scendere, uscire a Tagliacozzo e poi andare proprio su quelle colline che da questa parte della montagna dell'Appennino guardano la città di Roma. Infatti da Casape si guarda la città di Roma e fatemi fare un po' di sponsorizzazione. Vai. Andate a visitare Casape, che è un paesetto simpatico. E c'è un bel gruppo di preghiera, molto vivace, molto impegnato, e quindi li saluto tutti quanti e soprattutto una preghiera, ecco, secondo l'intenzione, per questo loro amico e veramente per tutte le persone che soffrono in questo momento, vogliamo raccoglierci con loro, pregare per loro e assicurarli che il Signore veramente ci sta vicino, perché noi siamo una catena di migliaia e migliaia di persone che pregano insieme gli uni per gli altri, così come vuole Padre Pio. Ecco qua, è il periodo delle preghiere, in modo particolare questo. Caro Padre Luciano, sempre la signora Adriana sarà contenta, invece la signora Maria scrive: Padre Luciano, perché nel mondo ci sono ancora le guerre? Perché questa cattiveria umana?
Forse Gesù non ascolta le nostre preghiere, forse preghiamo male? Allora, di tutta questa risposta mi fermo, dico, senz'altro Gesù le nostre preghiere ascolta. Preghiamo male? Beh, se non dire che preghiamo male sarebbe banale perché il Signore poi aggiusta tutto. Preghiamo poco, preghiamo con poca costanza. Io se dovessi fare un diagramma delle nostre preghiere, io farei così. Siamo partiti con la pandemia, pian piano siamo saliti, una linea rossa, perché pregavano tutti, eccetera, eccetera. Poi è arrivata l'estate, buff, siamo andati al mare, è andato un po' in vacanza pure il Signore. E poi invece, ecco, si è ripreso. Allora, prima di tutto, preghiamo, ma preghiamo non male, preghiamo con poca costanza. Dobbiamo imparare a pregare più spesso. Perché le guerre? Perché le guerre appartengono a quelle domande misteriose che appartengono alla vita dell'uomo. Perché il cuore dell'uomo è ancora cattivo? Se leggete la Sacra Scrittura, la preghiera è sempre quella, rinnovi il cuore dell'uomo e la promessa di Dio, vi darò un cuore nuovo. Purtroppo noi ci troviamo spesso ad avere a che fare con uomini che hanno il cuore vuoto, il cuore duro. Io voglio dire a Putin, ma voglio dire a tutti quelli che pensano di vincere una guerra. Ma se per vincere una guerra, che è una parola bruttissima, vincere una guerra, fai morire anche una sola persona, ti sembra giusto questo? Cioè, voi pensate che si può morire per incidenti, si può morire per tanti motivi, si può morire perché un uomo vuole avere una supremazia su un altro uomo. E questo è l'assurdo di ogni forma di violenza e di ogni forma di guerra. Purtroppo, quando il cuore acceca la mente, avviene tutto questo. Ecco perché, prima di tutto, e parliamo di preghiera, chiediamo al Signore: ma donaci un cuore nuovo, cambia il cuore degli uomini. Questo è il grande miracolo che noi chiediamo al Signore, perché abbiamo veramente bisogno di un rinnovamento, abbiamo veramente bisogno che il cuore degli uomini sia diverso. Qualcuno diceva che le guerre le vogliono gli adulti e i potenti, però poi mandano in guerra i loro figli. È triste come realtà. Sì, ecco, il problema poi è sempre quello, che alla fine Una questione di c'è potere. questa oligarchia del pensiero, proprio. Ci sono poche persone che pensano di avere il potere di pensare al posto di tutti, che credono di avere il potere di pensare al posto di tutti. Questa è la guerra. Parliamo, guardate, lasciatemi allargare un po' il discorso, non solo delle guerre militari, ma anche delle guerre finanziarie, delle guerre sociali, delle guerre culturali. Avviene spesso così. In pochi si pensa al posto di tutti. Poi ti faccio io una domanda. Ho il numero di telefono, ti scrivo. Allora, ci fermiamo qualche istante, restate con noi. Torniamo in diretta, sono le 10:45 in questo istante. Padre Luciano, vogliamo continuare con i messaggi? Ti faccio io una domanda. Poco. Sì, però prima raccomando, gioia nel cuore perché siamo in Quaresima. Prego. Sempre gioia nel cuore. È un po' una provocazione questa. Nella Bibbia si dice, quando si parla della creazione, che Dio creò gli animali e tutto il resto e disse cosa giusta. Quando creò l'uomo ci fu una sospensione di giudizio, non disse nulla. È un segno questo? Sì, Disse le cose come ecco. stanno andando? Allora, sì, chiaramente dobbiamo pensare sempre che la pagina della creazione, non è una cronaca della creazione, ma è una narrazione biblica, cioè l'autore sacro cerca di dirci qualcosa. E quando qualcuno cerca di dirci qualcosa, io lo dico con una certa ironia, un certo cinismo, c'è sempre chi interpreta quello che ci dice, che vuol dirci qualcosa. Allora, intorno a questo silenzio Ecco. del Signore, gli esegeti si sono un pochettino sbizzarriti e ognuno dice la sua e vanno tutte bene le interpretazioni. Certamente io lo leggo alla luce dell'idea che il pio ebreo aveva della sua coscienza. A un certo punto Dio fa silenzio di fronte alla libertà dell'uomo. Questo è importante. L'abbiamo detto altre volte, l'unica cosa che limita la grandezza di Dio
sempre per volontà di Dio, ovviamente, è la libertà dell'uomo. E così Dio lascia l'uomo libero, libero di amarlo, di servirlo, libero di una scelta che, come quella di Adamo ed Eva, di andare per conto proprio, libero delle conseguenze di questa scelta, il primo omicidio della storia. Allora ecco, di fronte a una perfezione del creato, l'autore sacro quasi quasi vuole dire: tu uomo hai messo in crisi questa perfezione usando male la tua libertà. E fondamentalmente il problema è proprio questo. Qualcuno sicuramente sapeva già la risposta, però volevamo la tua chiave di lettura di questa sospensione di giudizio. Andiamo avanti perché c'è ancora qualche messaggio e poi passiamo ad un personaggio molto più vicino a noi. Vediamo se è pronta la grafica, così lo leggiamo insieme. È Anna da Caposele, provincia di Avellino. Ah, Caposele. Seguo assiduamente la sera le trasmissioni che fate, in particolar modo le adorazioni. Sono moglie di un diacono permanente e chiedo di pregare per loro. Grazie. Ecco, senz'altro una bella preghiera per i diaconi permanenti, perché svolgono il loro servizio nella Chiesa, qualche volta un po' per colpa loro, un po' per colpa nostra, li diciamo a fare i chierichetti durante la messa. I diaconati è una cosa molto più bella, anche se i diaconi svolgono benissimo un servizio liturgico, ma il diaconato nella Chiesa è proprio avere questo carisma del servizio a 360 gradi, dal servizio della parola al servizio nell'organizzazione ecclesiastica, al servizio della carità. Ed è un servizio di cui veramente abbiamo bisogno, per cui preghiamo per questi diaconi. E un saluto a Caposele, sapete che vicino a Caposele c'è il santuario di Mater Domini, di San Gerardo, quindi c'è un mondo bellissimo di devozione e c'è un mondo bellissimo anche di persone che sono al servizio del popolo di Dio, quindi dobbiamo veramente, voglio salutare veramente tutti anche i frati che operano in quel santuario. E noi con te stiamo conoscendo anche diversi posti. Allora, vediamo un altro messaggio, abbiamo tempo. Giovanna: padre, sono una madre di 3 figli ma ho un marito che pensa solo a se stesso. Ho 63 anni e sto soffrendo molto con questa persona. Sono molto depressa per questa situazione che continua da tanto tempo. Chiedo di pregare per me. Questi uomini qualche volta sono un po' cattivoni. Adesso per parità dovremmo dire qualche volta lo sono anche le donne, se non sembra che facciamo così. È però la realtà, ecco, sì. La voglio mettere un po' sul leggero. Però io qui vorrei portare il dramma di tante persone, uomini e donne, che vivono una situazione matrimoniale per tanti versi incompleta, difficile. E oggi la nostra società facilmente offre delle soluzioni. Rompiamo, divorziamoci. Poi ci sono delle persone che invece, come questa signora, dicono: no, io voglio restare, ma vorrei un po' di luce, un po' di sole. Noi preghiamo prima di tutto per lei e abbiamo il dovere proprio di pregare tanto per le coppie, e per le famiglie, ma soprattutto io vorrei dire: sentiamo questa presenza, questo incoraggiamento di affetto, sapendo che siamo vicini a voi, che comprendiamo il vostro dramma. Non possiamo fare molto per voi, ma possiamo assicurarvi che quella stima che forse non trovate in famiglia ce l'avete da parte di tutti quanti noi. E sono belle parole di conforto anche per tutti gli altri. Allora andiamo, lasciamo per un po' i messaggi, ma continuate a scriverci. Passiamo al laico, che poi insomma scopriremo di chi si tratta, che è fondatrice delle suore francescane adoratrici. Stiamo parlando di Francesca Foresti. C'è una bella scheda anche preparata da Marianna e a Felice. Qual è la caratteristica, se vuoi già anticiparcela, padre Luciano? Beh, la prima caratteristica è che è bolognese. Oggi abbiamo fatto oggi un lavoro, Bologna. Tutto qua, oggi parliamo di Bologna e qualcuno poi mi rimprovererà che gioco in casa. Vabbè, un omaggio a Bologna, ma tu giochi in casa ovunque, a San Giovanni, a Torino, a Bologna. Sono figlio di questo mondo, per questo non amo la guerra. E allora a questo punto io direi: bando alle chiacchiere, okay. Grazie a Marianna e a Felice che da questa puntata ci darà queste piccole pillole di saggezza prese dalle storie dei laici intorno a Padre Pio. Bene. Ad una manciata di minuti da Bologna, più precisamente ad Ozzano, una ridente e operosa cittadina,
Esiste la casa generalizia delle suore francescane adoratrici. Tra queste mura il tempo pare essersi fermato, quasi catalizzato in un tempo che fu, dove tutto è silenzio e pace. Questa congregazione, che ha un legame fortissimo con Padre Pio, gode di una sorta di primato. Essa è infatti l'unica congregazione esistente a cui il frate ha consegnato le regole dopo averle scritte di suo pugno su un biglietto volante. Ma per raccontare questa storia dobbiamo immergerci in un passato lontano, annullare poco più di 100 anni di storia e raccontare di quando una giovane bolognese, Eleonora Foresti, approdò a San Giovanni Rotondo. Era il 3 ottobre del 1919, quando Norina, così veniva chiamata dai suoi cari, appartenente ad un'agiata famiglia di Bologna, accompagnata dal fratello Giuseppe, giunse per la prima volta nel paese garganico. Eleonora, che sin da bambina aveva desiderato abbracciare la vita religiosa, in quel momento della sua esistenza, però, brancolava ancora nel buio. Non riusciva, cioè, a comprendere in quale congregazione entrare, pur essendosi più volte offerta come vittima per riparare agli oltraggi che in quegli anni la massoneria perpetrava nei confronti di Gesù sacramentato. Grazie a Nina Campanile, Norina riuscì finalmente ad ottenere un colloquio con il padre. Non potendo poi incontrarlo troppo spesso, in futuro Padre Pio la esortò a intraprendere con lui una corrispondenza epistolare, che però avrebbe dovuto indirizzare a Nina Campanile, essendo impossibilitato a scrivere o ricevere posta. Eleonora sarebbe tornata dal padre altre due volte, nel febbraio del 1920 e poi nel 1921. Il nascente istituto, per volere di Norina e Padre Pio, inizialmente si sarebbe dovuto chiamare Adoratore e Riparatore delle Ostie Oltraggiate. Padre Pio affidò immediatamente la stesura della regola a Padre Raffaele da San Giovanni Rotondo, che dopo averla composta su precise indicazioni appuntate da Padre Pio, la lesse in foresteria alla presenza degli interessati. Quando però durante la lettura si arrivò al punto in cui si diceva esplicitamente che le suore avrebbero dovuto avere un educandato per la gioventù, Eleonora fu categorica nel ribattere che era suo vivo desiderio di optare per la clausura. A quel punto Padre Pio intervenne categoricamente dicendo: «Ci deve essere l'educandato, perché una volta il focolare domestico era scuola di sana educazione per i figli. Adesso non è più. Perciò gli istituti religiosi devono supplire a quello che manca in famiglia». La vita di Eleonora, che divenne madre Francesca Foresti, non fu affatto semplice, come non lo fu quella della sua congregazione, a causa di molteplici trasferimenti dovuti purtroppo a tutta una serie di questioni umane e burocratiche, ma anche e soprattutto a causa della guerra che avrebbe messo a dura prova il fisico già estremamente debilitato della fondatrice. Oggi le suore di Madre Francesca, guidate amorevolmente da Madre Veronica, cercano con tutte le loro forze di attuare quanto lasciato loro in eredità dalla madre, ma anche da Padre Pio: essere focolare, casa amorevole e punto di riferimento per i tanti giovani e per tante famiglie. Bene, allora un saluto a Madre Veronica e alle suore che senz'altro ci stanno seguendo. È un ambiente molto bello quello della loro fraternità, sono stato anche lì diverse volte e è un grazie anche a Mariana e a Felice che ha curato un po' questa scheda e ha seguito anche una fase importante del processo di beatificazione di Madre Francesca Foresti. Siamo in attesa del riconoscimento dell'eroicità delle virtù. Ecco, vi rendete conto che il mondo di Padre Pio è fatto di questi laici che, vedete, vivono profondamente la sua spiritualità e la trasformano anche in un modo proprio. Abbiamo visto Caterina da Bologna che nel 400 con le sue consorelle
trasforma la spiritualità, ma De Foresti fa la stessa cosa ai tempi di Padre Pio e sotto la guida di Padre Pio. Questo è il laicato che vive veramente la propria esperienza di fede. Che belle storie poi queste, riusciamo anche ad intrecciarle tra di loro, trovare dei punti in comune. Grazie a Marianna che comunque sa tutto. Alziamo tutti noi le mani. Allora, ci fermiamo ancora qualche istante, Padre Luciano. Chiediamo pazienza a voi che ci seguite. Un attimo. Beh, ormai mi sono compromesso con questo programma tutto su Bologna. Beh, d'altra parte, chi fa i programmi su Roma, chi fa il tifo per Cerignola, e io lo faccio per Bologna. Allora, e a questo punto continuiamo con Bologna, perché, ecco, abbiamo visto Caterina da Bologna, Madre Foresti, ma i gruppi di Bologna sono vivi ancora oggi e ho raccolto una bella storia proprio dalla segretaria del coordinamento regionale dei gruppi di preghiera di Bologna, che è Raffaella Zappi. Se voglio parlare di Padre Pio devo risalire a molto tempo fa, perché io ho avuto uno zio che era molto devoto di Padre Pio e già negli anni 50, con tutte le difficoltà che c'erano in quel periodo, scendeva giù a San Giovanni Rotondo per parlare, per confessarsi con Padre Pio. Ma passò un lungo lasso di tempo prima che, diciamo, Padre Pio rientrasse nella mia vita. E cioè, rientrato in un momento doloroso, perché mio marito si ammalò gravemente nel 98 e io, disperata, mi ricordo che all'uscita di un'ennesima visita che avevo fatto, mi rivolsi a Padre Pio dicendo: Padre Pio, se vuoi fare qualcosa per me, fallo adesso, perché sennò è troppo tardi. E quella sera stessa noi ricevemmo una telefonata per cui mio marito intraprese un nuovo percorso di cura che l'ha tenuto vicino a me per altri 12 anni, e quindi non fu un percorso facile, però ecco, io so che devo a Padre Pio quell'intervento. E quindi pagai in un certo senso, diciamo così, la mia promessa, andando subito dopo in parrocchia da me per informarmi se era presente un gruppo di preghiera di Padre Pio, perché avevo promesso questo a Padre Pio. E il gruppo non c'era, però io lasciai il mio nome e, guarda caso, dopo circa un mese neanche, fui raggiunta da una telefonata dove stavano pensando appunto di istituire un nuovo gruppo. E quindi io da quel momento cominciai a far parte di un gruppo di preghiera, e neanche un mesetto dopo, diciamo, la segretaria di questo gruppo mi disse: guarda, tu sai un po' battere a macchina, fare qualcosa, perché sei il coordinatore diocesano, Monsignor Rosati, che in curia avrebbe bisogno ogni tanto di una segretaria. E io, sempre sapendo quanto dovevo a Padre Pio, dissi: ma insomma, dico, non so, io non sono esperta di queste cose, però dico, se si tratta di dare una mano, ben volentieri. Quindi da quel momento, quindi praticamente dal 98 eccetera, è cominciato il mio percorso nei gruppi di preghiera di Padre Pio, aiutando prima Monsignor Rosati, aiutando dopo Don Luca, e avendo sempre con Padre Pio questo rapporto, questa relazione intima, per cui gli dico sempre: ho fatto poco, potevo fare di più, potevo fare meglio, ma se ti va bene così, ok, altrimenti cambia le cose. E questo è quanto. Adesso che frequenti il gruppo di preghiera di Santa Caterina? Io frequentavo il gruppo di preghiera Sant'Antonio di Savena, che però ultimamente che è la mia parrocchia, però ultimamente ha avuto dei problemi, perché proprio il gruppo si è sparito, nel senso che erano anziani, anche perché è un gruppo che era del 98, quindi sono già passati 24 anni, quindi erano già un po' anziani allora. E niente, stiamo pensando appunto di riorganizzarlo, parlando col parroco, utilizzando una messa, insomma qualche problema c'è, ma è chiaro che frequento altrimenti i gruppi con Don Luca. Ecco. Ecco, adesso avete fatto un tour con i gruppi della diocesi, cosa avete trovato? Più
che adesso più che altro abbiamo fatto un giro di telefonate, di confronto per vedere un attimino la situazione dopo questi 2 anni che sono stati terribili, ecco, per tutti quanti, e purtroppo ha avuto delle ripercussioni anche sui gruppi. Si sono un po' isolati, però vedo che stanno ricominciando a incontrarsi, c'è da parte di alcuni anche la volontà di sostituire situazioni che magari sono un pochino incerte, insomma, in modo tale che, ecco, io conto molto che di qui al 25 aprile, quando avremo il nostro convegno regionale, le cose si possano, anche con l'aiuto, insomma, diciamo così, sperando che le cose vadano meglio a livello generale, che le cose, diciamo così, possano ripartire in un modo più normale, ecco. Eccoci qua, pace e bene. Grazie veramente a Raffaella, stavo salutandola così. Sei bello, padre Luciano. Che non ci vedevamo. Sei bello, padre Luciano, quando sei spontaneo. Sì, volevo salutarla perché veramente poi stamattina ho sentito Raffaella, mi ha detto che è ripartito finalmente anche il gruppo di San Giovanni Bosco, quindi veramente una cosa bella quello che sta succedendo a Bologna. Voglio dire anche un grazie al cardinale, Monsignor Zuppi, che sta incoraggiando i gruppi di preghiera, vuole che ci sia una chiesa dedicata per i gruppi e speriamo di realizzarla molto presto. Allora, abbiamo conosciuto anche la signora Raffaella, ci ha fatto piacere. Poi è bello perché c'è sempre questa cosa in comune tra tutti quelli che abbiamo ascoltato dei gruppi di preghiera proprio all'interno di questo programma. Sono tutti molto dolci, molto sereni e hanno, poi ci sono tante sofferenze nella vita di ognuno di noi, ma ecco, bisogna cogliere i segni e rimettersi in carreggiata sempre con una grande speranza. Ecco, io noi vedo abbiamo, che in regia già ci hanno inquadrato un video che sta partendo, perché oggi vogliamo abbiamo parlare un po' stravolto la scaletta, diciamolo. Vogliamo parlare della guerra, ne vogliamo parlare a partire da una storia importante, a partire dalla battaglia di Lepanto, e poi vedremo perché. Sì. È da 451 anni che le campane suonano ogni giorno alle 12. Il motivo? Si narra che Papa Pio V, il 7 ottobre del 1571, mentre era in corso la battaglia di Lepanto, città greca posta all'entrata del Golfo di Corinto, dove si scontravano durante la guerra di Cipro 2 grandi flotte, Lega Santa e Turchi, ebbe una visione ed esclamò: «Sono le 12, suonate le campane, abbiamo vinto a Lepanto». Così fu. Fu proprio Papa Pio V, eletto nel 1566, a riunire sin da subito gli stati cattolici di tutta Europa per contrastare l'avanzata dell'impero ottomano. L'intento era non solo politico, ma anche religioso, riconquistare cioè le città sacre del cristianesimo. Si rivelò così quella di Lepanto una delle battaglie navali più importanti e memorabili della storia d'Europa, un evento decisivo per le sorti del vecchio continente. Le forze cristiane della Lega Santa, il cui vessillo venne consegnato a Don Giovanni d'Austria nella Basilica di Santa Chiara il 14 agosto del 1571, sconfissero la grande flotta turca allestita per invadere l'Europa. Per il mondo cristiano in particolare, la battaglia di Lepanto segnò la fine di un incubo. Le potenze cattoliche, che mantenevano flotte nel Mediterraneo, ripresero coscienza delle proprie forze e i traffici mediterranei delle navi cristiane divennero più sicuri di prima, liberandosi finalmente anche da quel complesso di inferiorità fino ad allora troppo radicato nei confronti dei turchi. È da quel giorno che la Chiesa Cattolica celebra la festa della Madonna del Rosario, in memoria delle ore trascorse da parte di Pio V in preghiera davanti all'effigie della Madonna della Salute nella chiesa di Santa Maria Maddalena, ed è da quel giorno che i cristiani attribuirono il merito della vittoria alla protezione di Maria, invocata prima della battaglia. Anche San Giovanni Paolo II a tal proposito scriveva: «Grazie alla recita fervorosa del Rosario si possono ottenere grazie straordinarie per l'intercessione della Celeste Madre del Signore». Senza quella vittoria si sarebbe finiti, nel vero senso della parola, alla mercé della violenza turca.
Una prova la troviamo visitando la cattedrale di Otranto in Puglia, in cui sono poste le ossa di 800 cristiani sgozzati dai saraceni anni prima del 1571. Beh, un grazie in diretta ad Anna Maria per il lavoro che fa, lo dobbiamo dire, come anche fatemi dire grazie a Franco, a Matteo, Giuseppe, Marianna, Giovanni e Francesco, a tutti quelli che collaborano e anche i nostri tecnici di San Giovanni Rotondo. Vedete, io ho voluto parlare della pace in questo modo, e cioè ricordando un evento della storia. I turchi oggi sono nostri fratelli, siamo insieme, la Turchia è una nazione bellissima, per cui non vogliamo assolutamente stigmatizzare i turchi come popolazione. Dobbiamo dire però c'è stato un fenomeno bruttissimo, quello di un'invasione, di un'ingiustizia, di tanti morti, come avete potuto vedere nelle immagini di Otranto. Oggi stiamo vivendo gli stessi problemi, anche se in altre realtà, forse molto più crudeli e molto anche peggiori di allora. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Riprendiamo a dire il rosario nelle famiglie. Preghiamo insieme, perché veramente l'intercessione di Maria, oggi come allora, può salvarci dal terribile delitto della guerra. E sembra che non si sia imparato niente dalla storia, oggi. Sembra che non si sia imparato niente, ma noi abbiamo imparato una cosa importante: la Madonna non ci lascia soli. Grazie Padre Luciano, servono anche queste parole. Allora, noi ci ritroviamo la prossima settimana, ovviamente sempre in diretta, se l'avete capito, da San Severo, siamo qui a San Severo, ospiti dei frati Cappuccini. Grazie a te Padre Luciano, grazie a tutti coloro che sono dietro le quinte, tu li hai già citati. È un messaggio importante, siamo in Quaresima, dobbiamo essere nella gioia. Veramente, nonostante questi problemi, nonostante la paura, nonostante l'agitazione di ogni giorno, perché Dio ci è venuto a visitare con la sua incarnazione. Dobbiamo avere la pace nel cuore. Sia questo il messaggio che entri nelle case di ognuno di voi. E un saluto a tutti i bolognesi. Fino all'ultimo. Oggi Bologna è stata protagonista della nostra puntata. Grazie ancora a te, Padre Luciano, grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento alla prossima settimana. Pace e bene a tutti.